consigliera Cossu, oggi si presenta la prima indagine ricognitiva sul territorio della città metropolitana dedicata ai senza tetto. Per quale ragione è stata fatta questa indagine e che cosa emerge? In questa indagine, intanto l'indagine è stata pensata perché al momento, finora gli studi sono sempre stati abbastanza incentrati in questa zona, sulla città di Torino. Volevamo un'idea chiara di quelli che sono i senza fissa dimora anche in tutta l'area della città metropolitana. L'intento poi è quello di appunto confrontarsi con tutti i soggetti che si occupano della questione e creare una rete per individuare gli atti, le azioni migliori da mettere in campo per risolverlo questo problema, perché come si può facilmente immaginare la crisi degli ultimi anni lo ha peggiorato, e quindi l'intenzione è proprio quella di portare avanti delle azioni concrete. Un tavolo regionale in questo senso è già partito qualche tempo fa e oggi utilizzeremo questo studio per portare qualche azione in più rispetto al passato.